Nell'attuale testo della legge di bilancio 2019, per quanto riguarda il settore immobiliare, ci sono pochissime novità positive. Sostanzialmente sono due. La prima riguarda la conferma, pare, degli incentivi fiscali sui lavori di ristrutturazione edilizia, riconfermati al 50-65%. Pare che ci siano, tra l'altro, anche quelli del 50% siano confermati per i bonus giardini, quindi il bonus verde, e per quelli che vengono definiti gli arredi, quindi il mobilio, ovviamente in relazione all'unità oggetto di ristrutturazione. Pare che ci sia un aumento per diciamo quelle opere che possono usufruire del 65% in relazione, per esempio, al cambio degli impianti di climatizzazione, quindi con pompa di calore, quindi tutte quelle opere che portano, diciamo, un miglioramento in tema di risparmio energetico e quindi di minore impatto ambientale. Questo certamente potrebbe dare una spinta a quel segmento che ha sofferto più di tutti gli altri, che è il segmento dell'usato. L'altro tema invece che è positivo per il settore, sicuramente, anche se è stata introdotta, appare in maniera molto timida, l'introduzione della cedolare secca in relazione ai contratti di locazione a uso diverso dell'abitativo. Chiaro che, così come è posto, come è scritto nel testo, riguarda solo i negozi C1, tra l'altro fino a 600 metri quadri, escluse le pertinenze nel conteggio dei metri quadri, ma ricomprese per l'applicazione della cedolare secca. Quello che noi però non contestiamo, e quindi non siamo d'accordo sul fatto che riguardi solo i negozi, perché secondo noi dovrebbe riguardare tutti gli immobili a uso diverso dall'abitativo, quindi anche i laboratori artigianali, anche gli uffici, anche i capannoni, perché sono questi, tra l'altro, che sono la maggioranza di immobili che sono sfitti e che quindi portano ad abbruttire le nostre città, oltre che a rendere i proprietari non contenti del fatto di non mettere a reddito poi questi immobili e non dare poi la possibilità a chi vuole fare attività di poter tenerli affittati. Contestiamo anche il fatto che riguardino, così come è scritto nel testo, solo i contratti stipulati nel 2019, cioè non c'è scritto a partire dal 2019 ma nel 2019. Questo significa, così come è scritto, che nel 2020, i contratti di locazione riguardanti i negozi fino a 600 metri non sarebbero contemplati, a meno che la nuova legge finanziaria del 2020 li preveda. Quindi noi chiediamo che sia strutturale questa manovra, questa introduzione della cedolare secca debba essere permanente e debba riguardare tutte le tipologie a uso diverso dell'abitativo, perché queste si potrebbero dare una spinta propulsiva. Quello che è inserito nel decreto fiscale, quindi nell'ambito sempre della legge di bilancio, di cui siamo un po' spaventati, riguarda l'eliminazione del blocco imposto ai comuni fino all'anno scorso delle aliquote in relazione all'IMU, cioè ai tributi locali. Questo comporterebbe con fortissime probabilità l'aumento della tassazione a livello locale, così come anche quella che viene definita l'IMU extra large, cioè la fusione di IMU e TASI, che porterebbe, così come impostata, un aumento dell'aliquota massima dal 10.6 all'11.4. E questo prevederebbe, anche qui con fortissime probabilità, che i comuni poi adottino di fatto un aumento della tassazione locale. Di fatto, sia che sia locale, sia che sia nazionale, si parla sempre di aumento dell'imposizione fiscale, che è una di quelle cose di cui il settore immobiliare certamente non ha bisogno. In ultima analisi ci sono altri due o tre punti, della legge di bilancio, marginali direi, che riguardano relativamente il settore immobiliare, perché si parla in tema di donazione di una tassazione che sia proporzionale al grado di parentela, e quindi questo potrebbe in qualche modo sì inficiare, il nostro ambito, ma relativamente si parla anche di dare terreni gratuiti, gratis, a quelle famiglie che fanno un terzo figlio dal 2019 al 2021 e consentirgli di accedere a un mutuo a tasso zero fino a 200.000 euro se acquista una prima casa vicino a questi terreni. È chiaro che sono cose, ripeto, marginali, vedremo di fatto cosa accadrà. Ecco, il taglio sicuramente ci pare più assistenzialista, visto che è una manovra che, la spesa, cioè gli investimenti, è una manovra di investimenti, ma orientata, secondo il nostro parere, molto sulla spesa pubblica, ad appesantirla anziché invece snellirla e puntare invece su investimenti che portano a ripresa fattiva dell'economia.
In questa manovra mancano diverse cose, secondo noi. Innanzitutto, secondo noi ci vuole una forte, forte attenzione per il mercato delle locazioni, un mercato che è in grande espansione, lo dicono i numeri. Un recente studio del Dipartimento di Economia e Statistica di Banca Italia ha stabilito che l'offerta delle locazioni nel 2017 è stata circa di 1.400.000 appunto immobili in locazione contro le circa 560.000 compravendite registrate nel 2017, quindi oltre il doppio, quasi tre volte l'offerta, diciamo, nell'ambito locativo. In particolare, di questo 1.400.000 circa 730.000 offerte di locazione sono nell'ambito turistico, cioè locazioni brevi, quelle entro i 30 giorni, e si registra a fine 2018 si registrerà addirittura l'arrivo a circa di 1 milione di offerta locativa breve, cioè quella quindi entro i 30 giorni. Questo è un ambito che va, secondo noi, fortemente attenzionato al legislatore, ma non attraverso manovre che comportino un appesantimento in termini sia di burocrazia, di balzelli, di costi e di ulteriori tassazioni su questo ambito, che trova grande attrattività sia da parte dell'investitore italiano che dell'investitore straniero, proprio perché ha una tassazione ancora diciamo poco elevata, si applica la cedolare secca, come ben sappiamo, quindi anche ben definita, e soprattutto pochi oneri, pochi balzelli, pochi diciamo burocrazie legate a questo. Quindi si associa un rischio locativo pressoché azzerato, cioè il pagamento anticipato, perché i periodi appunto sono brevi, una settimana, due settimane, entro i 30 giorni, e si associa una redditività molto alta. Quindi quello che noi diciamo è che in questa finanziaria, in questa legge di bilancio, dovrebbe esserci un'agevolazione per le locazioni brevi, applicando e introducendo in maniera strutturale l'aliquota al 10% per le locazioni brevi, e noi aggiungiamo che sarebbe opportuno che questa aliquota fosse fatta applicare al proprietario solo se la locazione fosse intermediata, ovvero tramite strutture agenziali. Questo perché col DL50 noi agenti immobiliari siamo diventati sostituti d'imposta, quindi diciamo dobbiamo versare, se interveniamo nel pagamento, l'aliquota, cioè la cedolare secca, la dobbiamo noi versare per conto del proprietario. Quindi noi diciamo allo Stato: sì, volentieri ci prestiamo a fare esattore d'imposta, però tu, Stato, incentiva il proprietario a usufruire dei nostri servizi con l'obiettivo e con la garanzia poi di avere un introito sicuro per l'erario. E inoltre pensiamo anche che, come dicevamo poc'anzi, che la cedolare secca in relazione alle locazioni commerciali deve essere strutturale, permanente, non solo per il 2019, e deve riguardare appunto anche tutto l'uso diverso dai negozi, cioè non solo i negozi, ma dicevamo capannoni, uffici, laboratori artigianali. E pensiamo inoltre che sia una cosa intelligente nel settore immobiliare riproporre gli incentivi fiscali per le permute, cioè bene la conferma dei bonus fiscali per la ristrutturazione edilizia, ma consentire, agevolare coloro che devono acquistare le nuove costruzioni, che sono quelle che hanno sofferto in assoluto di più rispetto all'usato, le nuove costruzioni, agevolando il costruttore di poter incamerare l'usato senza pagare imposte in entrata, senza pagare imposte durante la permanenza, cioè in attesa della vendita dello stesso immobile usato, e nello stesso tempo impegnando il costruttore a efficientare l'immobile, l'appartamento, almeno di una classe energetica superiore rispetto a quando gli entra in possesso. Questo consentirebbe di stimolare il mercato delle nuove costruzioni, ma nello stesso tempo anche di stimolare quella che è una politica di incentivazione in relazione appunto all'efficientamento energetico, al risparmio energetico, al minor impatto ambientale. Inoltre pensiamo anche che nell'ambito dell'aspetto, diciamo, locativo debba essere resa strutturale e permanente la cedolare secca per tutti i contratti a canone concordato. Sappiamo che la cedolare secca è al 10% anziché al 21% per i contratti a canone concordato, ma è solo prevista questa possibilità fino a tutto il 2019, ma non è ad oggi prorogato. Ecco, secondo noi dovrebbe essere strutturale e permanente, perché se si agevola l'inquilino, ma anche il proprietario, che appunto c'è una dinamica sociale, ecco, in questa ottica, cioè del contratto a canone concordato, quindi chi non riesce a comprare casa di avere un canone calmierato, nello stesso tempo ai proprietari di avere un'agevolazione fiscale. È un ragionamento molto, diciamo così, nella direzione della tax compliance, quindi dell'adesione spontanea agli obblighi tributari, molto intelligente. Quindi riteniamo che questa sia una manovra che possa e debba essere recepita in sede di legge di bilancio, perché
potrebbe dare uno slancio al settore immobiliare. È chiaro che quello che noi riteniamo come federazione è che ci sia, il legislatore dovrebbe fare un piano strutturale, un piano strutturale anche un ragionamento più allargato che consenta e si fondi su un riordino della fiscalità e su una riduzione reale della fiscalità. Abbiamo già anche indicato come farlo, però questi sarebbero dei piccoli segnali di fiducia appunto a un settore che rimane un settore vitale per l'economia del nostro paese. Abbiamo presentato questo emendamento in relazione alla lotta all'abusivismo e all'evasione fiscale, con una ricaduta poi anche su quello che è l'attività dell'agente immobiliare, che purtroppo soffre di un disintermediato di circa un 30% rispetto al numero delle compravendite, cioè ci sono circa 150.000 compravendite che sono intermediate abusivamente. Quindi abbiamo segnalato in questo emendamento ai parlamentari di riferimento che ci sarebbe l'opportunità e la possibilità attraverso l'obbligo da parte del notaio di indicare in atto pubblico i dati identificativi di tutti coloro che sono presenti alla stipula, quindi oltre ai contraenti, oltre all'agente immobiliare regolarmente iscritto, purtroppo spesso e volentieri si presenta un soggetto che non è abilitato. E quindi indicare nome e cognome con i dati identificativi, il notaio avrebbe poi l'obbligo di segnalare questo nominativo non solo all'Agenzia delle Entrate, come già fa, ma anche alla Camera di Commercio, che è l'organismo dedicato ovviamente a fare i controlli in termini di abusivismo. È chiaro che facendo un rapporto di disintermediato appunto di circa 150.000 compravendite, mettendo un imponibile di circa 5.000 euro evaso in termini provvisionali, con una media appunto con una media di saldo prezzo di 100.000, quindi il 5% circa di provvigioni, 5.000 euro l'imponibile per 150.000 compravendite, sono 750 milioni, stando diciamo così in un profilo basso, di imponibile evaso per l'erario. Quindi questo riteniamo sia una manovra che andrebbe, un emendamento che se recepito andrebbe a favorire certamente la lotta all'abusivismo nell'interesse non tanto e non solo della categoria degli agenti immobiliari, ma dell'erario, dello Stato e quindi dell'intera comunità.